Mister, Miternina si conferma una bestia nera per la Jesina. Sì, questo dicono i numeri, perché è la quinta partita che riusciamo a fare il risultato con la Jesina, non abbiamo mai perso. E oggi un altro punto secondo me meritato, visto quanto è successo negli altri 90 minuti, perché nel primo tempo la Jesina ha avuto più possesso palla, è stata pericolosa e ci ha messo fortemente in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo fatto un altro tipo di partita dove abbiamo creato almeno 2-3 palle gol e secondo me abbiamo fatto meglio noi, quindi alla fine credo che il pareggio sia stato giusto. Rimarcare l'ennesimo fallo in aria, oggi su Torbidone, a porta vuota, strattonato, messo a terra e non è stato pescato il rigore, forse l'area rigore espulsione. C'è il capitano San Benedetto, c'è il capitano Civitanova. Il nostro c'era comunque alla fine sul piacere il nostro giocatore, no? Che non ci ha fischiato Assolutamente no. e come non c'era Assolutamente no, quelle in area di rigore, nelle mischie, lei mi guarda con occhi cattivi, assolutamente no, perché se no rimarco anche l'ultima azione dove è stato tirato la palla in campo. Uno contro uno col portiere, quindi no, io sto avendo un comportamento sportivo. Se lei mi guarda in questo modo, sul calcina c'era un fallo netto rimarco anche la palla calciata all'ultimo minuto con il nostro giocatore a tu per tu col portiere, la palla alla panchina. Questo non si vedeva da 50 anni di calcio. Quindi sono stato sportivo a fare una bella intervista, però se lei mi dice così, mi costringe poi a mettere in evidenza anche altre cose che non volevo mettere in evidenza. È stato un gesto sportivo? Non l'ha visto? Lei ha visto solo il rigore, questo rigore che ha visto solo lei. Perché il rigore nostro e la palla in campo non l'ha vista. Non so se è un giornalista o se è un dirigente, però.